poche cose tecniche. Credo che non ci sia stata una partita da un punto di vista tecnico consistente, questo ci dispiace. Abbiamo sperato di riuscire a preparare una partita sfruttando quello che poteva essere magari l'arte energia, magari un forzare le rotazioni. Non siamo riusciti a produrre quasi niente di competitivo. Difficile in questo momento misurare i demeriti nostri e i meriti di Milano. Tra le note molto negative rilevo l'incapacità, una difesa sul pick and roll estremamente poco competente da parte nostra, perché l'idea era quella di provare nel posto della linea del possibile a prendere molti rischi sulle mani sinistre e cercare quindi di produrre sempre una difesa che li forzasse ad attaccare a sinistra. Non ci siamo riusciti, anche lì è difficile misurare dei meriti nostri e meriti loro. Non ci siamo riusciti perché il ritmo del gioco era molto alto, non ci siamo riusciti perché il dinamismo non ci ha permesso di costruire e di mettere in campo quello che era il nostro piano partita. Forse qualche piccolo sprazzo delle idee che avevamo nei primi due quarti siamo riusciti a farlo, ma credo non mai in maniera da dare la sensazione di poter essere competitivi. Credo che sia difficile essere competitivi con Milano per noi in questo momento, credo che sia difficile essere in trasferta, credo che sia difficilissimo essere in trasferta senza il giocatore che fino ad oggi ci stava dando maggiore consistenza sotto canestro, che chiaramente ha dovuto stare fuori per un infortunio in settimana. Tra le note positive che invece credo sia doveroso sottolineare la serietà con cui siamo stati in campo nonostante il divario. Credo che tutti voi possiate immaginare che non è facile giocare in modo serio mentre il pubblico giustamente aspetta il resto del ragazzino, non è facile giocare in modo serio mentre il fuoco di tutti è su qualcosa che non appartiene allo sforzo che tu stai facendo in campo. Quindi penso che il quintetto dell'ultimo quarto sia stato in campo in modo serio e credo che di questo gli vada dato atto. Speravamo di fare una partita, non c'è stata una partita, quindi credo che parlare di basket sarebbe abbastanza sciocco da parte mia. Però, ripeto, non voglio dare per scontato il fatto che in quel contesto e in quella cornice si riesca a giocare cercando di stare dentro delle linee, cercando di muovere la palla. Credo che, e questo è l'ultimo e l'unico elemento tecnico che rilevo, nella difficoltà di una partita dove Milano chiaramente ti mette sotto fisicamente in aggressività e energia, oggi come nelle ultime tre partite la squadra ha cercato di produrre gioco di movimento di palla. L'unico momento in cui questo non c'è stato è il terzo quarto, e anche questa è una piccola nota positiva che mettiamo nello zaino, riportiamo a Pistoia dove ci aspetta una settimana corta per preparare la partita in casa con Cantù, che evidentemente per noi è una partita che va giocata in modo da essere competitivi e provare a far tutto. Questa è una partita